25 dicembre, il giorno di Natale, fra pranzi, cene, regali, amici e famiglia, come passeranno la giornata i giovani ravennati? Andrò, vabbè, la mattina a messa, il pomeriggio pranzo con gli amici e con la famiglia e poi la sera con gli amici, appunto, farò un giretto qui in centro. Quindi si fa un giro per Ravenna e la mattina si scartano i regali. Esatto. Il 25 dicembre passerò in famiglia come tutti gli anni, farò il pranzo di Natale insieme ai miei e poi dopo il pomeriggio, casomai sul tardi, usciamo con i nostri amici, andiamo al cinema o in discoteca, adesso vediamo. Siccome sono un ragazzo del sud, abbiamo questa usanza di passare il Natale in famiglia, cenone grande e basta. Cioè. Sia il pranzo che la cena, sempre a casa, andrete al ristorante, no, sai qualcosa? Sempre a casa, tutto in famiglia. Prepara la mamma e quindi... Io dalla mia nonna. Quindi pranzo in famiglia? Esattamente. E tu come la passerai? Pranzo in famiglia con gli amici di mia mamma. La giornata di Natale, il 25, la passerò in casa, mangerò, farò il cenone con i miei, poi giocheremo a tombola e poi dormirò, perché avrò mangiato così tanto che mi sfonderò sul letto. Allora, 25 dicembre, di solito la mattina, colazione dalla zia. E poi pranzo di Natale, tutti assieme, tutta la famiglia, siamo un po' tanti noi, però ci stiamo, Natale è giusto stare tutti assieme. E poi il pomeriggio, la sera, in programma qualcosa? In casa, tombola, più che tombola una bisca clandestina, però siamo in tanti e va bene così, Natale va bene così. Come passerà il 25 dicembre, quindi la giornata di Natale? Per me al bagno. Tutto quello che mangio per me è sicuramente al bagno. Vabbè, per il pranzo, classico pranzo con i genitori, si mangerà tanto, beh, sai già qualcosa del menù, niente. Zero, non ne ho idea, cambia sempre. E per la giornata pensi di metterti magari qualcosa di particolare, un cappellino, vestirti cappellino a tema? Rosso forse, sì, dai. Un cenone assurdo, infatti dovrò prendere 3-4 kg e dopo in dieta. Penso che faremo dalla colazione a cena un pasto unico che dura 24 ore, forse anche 25, e dopo vedremo. E la sera uscirai con gli amici, andate a ballare, c'è qualcosa in programma? No, ancora niente, ci siamo tutto all'ultimo. Adesso vediamo cosa c'è un po' in giro, visto che c'è sempre un po' poco, adesso vediamo come organizzarci e speriamo di divertirci come tutti gli anni, dai. Se il cenone me lo consente uscirò, se no chiuso in famiglia. Se non sarai troppo appesantito, mettiamo così. Esatto, esatto. Il 25 probabilmente non si esce, tutte le altre sere recupereremo sicuramente. Ho un giro in centro, se no per ristoranti insieme agli amici, boh. Quindi te mangi tutto il giorno? Esattamente. E te invece cosa farai la sera? Sono con lei, quindi è sempre lì la storia. E la messa è una cosa che non vi riguarda, magari andare a messa, cose del genere? Non ricordo neanche più. No, sinceramente in questo momento no. Qualcosa di molto polle, cioè ci berremo qualcosa in giro, tranquilli, duri, perché tanto è Natale, saremo tutti un po' stanchi. Andare a ballare, ci sono vari locali che offrono varie serate per spunti. E riguardo i regali, quando si scartano? La mattina? Vabbè, i regali si scartano la mattina se ci sono, perché poi naturalmente uno dei parenti li ha giù, quindi i regali saranno giù e non saranno qua. Vedremo, o il 25 a mezzanotte, oppure se si è stanchi, il 26, 25, 24, vedremo. No, la sera a mezzanotte, il 24 no. Per tradizione. Esatto. E se ci sono, si scartano il 24 sera, se no fa lo stesso. Vale, sì, Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Andrea Ianni per Ravenna Web TV.